Sarà Mohamed Basinja a gestire la transizione in Yemen. Già capo dell'opposizione è stato nominato premier ad interim con l'incarico di gestire la transizione fino all'uscita di scena del presidente. Ali Abdullah Saleh, se l'accordo firmato a Riyadh mercoledì verrà rispettato, potrebbe diventare il quarto leader arabo deposto dalla piazza ed il primo a farlo in seguito ad un accordo negoziato. Da 33 anni al potere, Saleh ha accettato di passare la mano in cambio dell'immunità e del mantenimento della carica di presidente fino a quando il proprio successore non sarà formalmente eletto. Secondo quanto stabilito a Riyadh, le elezioni presidenziali si svolgeranno il 21 febbraio 2012. Fino ad allora il neoeletto premier Basinja sarà impegnato nella formazione del governo in cui convivano i fedeli a Saleh e i suoi oppositori.